Piccola chicca per la pesca dalla spiaggia notturna e anche dalla scogliera, questi starlight che come vedete non sono i classici starlight che vanno ecco rotti ed agitati, ma questi qui sono muniti di batteria e vi assicuro che fanno molta più luce degli starlight classici. Entrambi vedete montano la batteria uguale, quindi potete scegliere tra i due e adesso ve li farò vedere montati, poi magari in notturna continueremo il video per farvi vedere ecco quanta luce sono in grado di fare. Il diametro è quello degli starlight classici, quindi legati sulla canna con il nastro come faccio di solito e come vi ho fatto vedere nell'altro video su Surfcasting TV. Vedete che luce sono in grado di fare, visibili anche a tanta distanza dalla canna, ve lo dice un miope, quindi andate sul sicuro. Ecco, sono diversi ma tutti e due sono fortissimi come luce. In tanti mi avete chiesto consigli sulla pesca notturna, sugli starlet, su come legarli, su come applicarli alle nostre cime. Non avevo detto che è possibile utilizzare questi due sistemi per avere più luce e per vedere meglio ecco, le tocche e le canne anche stando insomma distanti, perché tante volte quando siamo in spiaggia con più canne siamo abituati a metterli a tanta distanza l'una dall'altra, quindi magari con gli starlet normali, classici, l'ultima canna fatichiamo sempre a vederla. Vi assicuro che questi a notte fonda sono davvero fortissimi come luce, ma già si può vedere se chiudo un po' la mano che luce sono in grado di fare. Parliamo di prezzi. Questi due tipi di starlight più o meno si aggirano sugli stessi costi. Io l'ho preso in parti diverse e più o meno il costo medio è sugli 5 euro, perché si aggira dai 4,50 ai 6,50 in alcune parti d'Italia. Fateci sapere anche voi a che prezzo insomma riuscite ad ottenere questi due accessori molto validi per la pesca notturna e magari ecco aggiungete anche nella descrizione se vi trovate bene in pesca con questi due starlight elettronici, chiamiamoli così. Ciao ragazzi!